Ciao a tutti e benvenuti all'angolo del focolare. Buon primo giorno d'autunno a me. Oggi è tra l'altro anche il nostro anniversario. E secondo voi Peruna chiama l'autunno il giorno dell'anniversario che combacia con il primo giorno d'autunno? È una casualità? Ecco, stanno rientrando anche Francesco e Sole. Entrate pure. Sono andati a prendere le decorazioni per l'autunno e quindi quale migliore occasione che il primo giorno d'autunno per decorare per l'autunno. E noi adesso facciamo un breve check delle decorazioni che abbiamo in casa per l'autunno. Poi faremo una piccola uscita e andremo a prendere appunto un po' di decorazioni per l'autunno, non grandi decorazioni ma un paio di fiori, le zucche ornamentali e così via. E quindi abbiamo pensato di portarvi con noi in questo tardo pomeriggio, ormai perché sono già le 4:30 passate, però un po' in stile vlog, un po' in stile decoriamo insieme, spero che vi piaccia. E io vi lascio un bacio e poi... Ciao! Da mio! Metti giù, vieni qua. Puoi dire ciao? Ciao! Vale! Ciao Vale! È mio! E questa come mai è stata messa così? Va! Va! Anche questa la teniamo, ok? Bella, bella. Questo può aspettare. Amore, guarda che è un po' sporco. Io non volevo fare le decorazioni di Halloween, io volevo fare le decorazioni di autunno. Sì, autunno. Però vedo che sopra c'è tutto Halloween. Perché è stato l'ultimo ad essere stato messo via, amore mio. Pisciotta. Ciao. Questa è una delle mie preferite. Questa va sulle scale. Ci sono le zucche, le attacchiamo sulle scale? Io. Sì? Ok, queste sì le teniamo. Ok, questo si tiene. Questo pure. Oh, guarda che c'è un ragnetto qua! Un ragnetto! La zucca, a seconda di dove la giri, è autunnale o Halloween. Oddio, questo risale al nostro viaggio di nozze. Sì. Avrà mille mila anni, ma profuma ancora. Senti. Buono! Guarda qua, Sole. Ci sono delle... Oh, questo dobbiamo tirarlo fuori per quest'anno, Mia. Le zene di magia, sì, le avevo prese proprio per te. 2005, ecco, è di febbraio 2005. Pensati Sole, le avevo preso per te nel 2005. Sì. Tu altro che stellina eri. Io avessi. Ok, questo lo teniamo fuori. Io. Vuoi giocare con quelli tu? Sì. Ok, teniamo fuori anche questa zucca. La mattina dopo ci siamo svegliati con calma e ho iniziato a preparare alcune cose da portare al pranzo a casa di mia mamma. Ho messo in forno le melanzane e la zucca. Con le melanzane avrei fatto una crema di melanzane che io chiamo baba ganoush, non so se sia il termine corretto o meno. Comunque avevo già fatto il video precedentemente per cui ve lo lascio. Thank you.
Ho iniziato semplicemente trapiantando il vaso di crisantemi, e non ho saputo resistere, avevo voglia di prendermi una pianta di crisantemi, anche se fosse piccola, mi ricorda proprio l'autunno, mi mettono allegria, mi piace il colore che portano in casa. Non ho voluto comprare tante decorazioni per l'autunno quest'anno perché mi piace cercare di riutilizzare quelle che ho proprio per dare un senso di ricordo in mia figlia e di quelle che sono le decorazioni più o meno tradizionali della nostra famiglia, in modo da riuscire ad avere sempre più o meno quelle e che siano un po' già quelle il sentore del calore della casa e delle decorazioni appunto di quella stagione. Questa che sto attaccando quindi è la prima decorazione che attacco ed è infatti è un cappello da strega che abbiamo preso io e Francesco in luna di miele. Ho aggiunto una piccola zucca bianca e crisantemi nel mio angolino caffè. Dall'altra parte ho quindi cercato di concentrare tutte le decorazioni a tema rosso, quindi ho messo nell'alzatina le mie mele rosse e poi nell'altra alzatina sono andata a prendere dell'altra frutta autunnale che abbiamo in casa. Questa non è una vera e propria decorazione, ma semplicemente è la frutta che mangiamo quotidianamente, che mi piace tenere fuori perché non sia proprio fredda da frigo. Però già questa è una bellissima decorazione tipica appunto della stagione. La frutta secondo me è la decorazione più naturale e più bella che possa esserci. Sono passata quindi a decorare il soggiorno, ho preso i tulipani che ho sia arancioni che rossi per le diverse stagioni e ho iniziato a posizionarli, quindi ho rimosso l'orchidea che è la decorazione che teniamo appunto tutto l'anno per porre i tulipani arancioni e la zucca. Ecco sì, questa è la prima decorazione che ho preso in realtà quest'anno, penso anche l'unica ufficiale e durativa. E ho preso delle altre zucche che avevo preso nel corso degli anni e ho iniziato a disporle semplicemente qua e là. Non mi piace avere delle decorazioni molto presenti, non mi piace stravolgere la decorazione della mia casa, ma semplicemente aggiungere qualche tocco qua e là. Ho rimosso quindi i cappelli di paglia ormai davvero troppo estivi per andare ad aggiungere qualche piccola decorazione. Questa ad esempio è una zucca vera tra quelle che avevo preso al vivaio e questa è una foto di noi l'anno scorso durante una passeggiata in autunno e che ho voluto appunto cambiare con la foto precedente. Tolgo la nostra ghirlanda estiva, diciamo, per andare a mettere una ghirlanda che avevo fatto un paio d'anni fa autunnale. Questa è stata l'unica ghirlanda che l'anno scorso non ho messo perché naturalmente c'era il fiocco di quando è arrivata sole. Questa è Sole che gioca con le mie scarpe. Mi piace sempre provare le mie scarpe e utilizzarle in qualsiasi momento. Aggiungo al mio angolino caffè una zucca e anche al mio angolino rosso.
Nel frattempo si sono preparate quindi le verdure ed è il momento di preparare la mia crema di melanzane da portare a casa della mamma. Le melanzane nel frattempo si sono arrostite, per cui prendo il mixer da cucina, ho rimosso la polpa dalle melanzane e semplicemente la frullo con un po' di tahina. Ci sarebbe stato benissimo un pizzico di aglio, non ce l'avevo, ho messo della menta e le ultime foglioline di menta fresca che avevo in casa. Un pizzico di sale naturalmente. Questa è la zucca come viene fuori appena tirata fuori dal forno e io con un cucchiaio semplicemente vado a rimuovere la polpa per poi utilizzarla davvero in diverse ricette. La utilizzo nel pumpkin spice latte, la utilizzo per fare pancake, per farne una frittata, per metterla anche in un risotto, davvero in tantissime preparazioni. Passo quindi a preparare le cose da portare a casa di mia mamma, quindi stiamo preparando una specie di pranzo appunto autunnale con delle pere, l'uva, le pesche. Ho portato tre tipi di formaggi, la crema appunto di melanzane e diversi tipi di grissini e cracker. E questo è il mio contributo al pranzo a casa di mia mamma. Metto tutto in un cestino ed è ora di andare. Ecco, questa è stata la nostra giornata autunnale. Spero vi sia piaciuto il video, se così è stato mettete un pollice in su e vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima. Ciao!